bentrovati. Dunque anche il mese di gennaio se ne va e si porta dietro la sua lunga coda di anomalie. Gli elementi che hanno fatto di gennaio un mese decisamente anomalo, sia dal punto di vista delle temperature che da quello della piovosità, sono stati fondamentalmente due. La velocità delle correnti occidentali legate alla forza del vortice polare che hanno spianato la circolazione atmosferica lungo tutto il continente, richiamando verso nord la fascia anticiclonica subtropicale, quindi tutta l'aria mite che viene contenuta in questa figura atmosferica. In secondo luogo abbiamo avuto la presenza quasi costante di un focolaio di alta pressione, di una cresta d'onda anticiclonica, posizionata tra il Nord Africa e l'Europa occidentale. Il connubio tra questi due fattori ha di fatto negato l'inverno su gran parte del Mediterraneo, a parte, ricorderete, una breve comparsa alcuni giorni fa sulla Spagna per il temporaneo inserimento di una goccia fredda di origine atlantica. Era successo anche l'Epifania, ma in questo caso era stata interessata la Grecia. Ebbene, questo quadro di generale anomalia sembra ripetersi anche per la prima parte del mese di febbraio. Dapprima avremo una nuova crescita dell'alta pressione, l'ennesima risalita della cupola mite sull'intero continente europeo, e all'inizio della prossima settimana porterà questa nuova pulsazione mite una o due giorni davvero quasi primaverile, con un valore anche prossimo a 20 gradi su alcune zone del nostro paese tra lunedì 3 e martedì 4 febbraio. A seguire però l'ulteriore sviluppo verso nord della stessa alta pressione indirizzerà questa volta un impulso di aria più fredda dal nord dell'Atlantico in direzione dell'Europa orientale, con un coinvolgimento parziale anche dell'Italia, che verrà lambita però con la propaggine più periferica di questa corrente. Nella seconda parte della prossima settimana si avrà quindi un sensibile calo delle temperature su gran parte del nostro paese, ma segnatamente sulle regioni adriatiche e su quelle meridionali. Attenzione, questo non vuole dire che arriverà il freddo. Tenendo conto infatti che partiamo da una fase notevolmente mite, le temperature non faranno altro che rientrare attorno ai valori normali di stagione, o al massimo scenderanno di poco al di sotto in modo del tutto temporaneo. Dunque non dobbiamo attenderci nulla di trascendentale su una breve parentesi che tra l'altro risulterà, come abbiamo detto, più evidente sulle nostre regioni meridionali, dove avremo magari anche qualche spruzzata di neve sull'Appennino. Comunque c'è tempo per aggiornarsi sui dettagli e nel prossimo video saremo certamente più precisi al riguardo. Possiamo quindi passare alla consueta carrellata previsionale, partendo da sabato primo giorno di febbraio, che vedrà transitare aria lievemente umida in quota e alternerà quindi annuvolamenti e schiarite. Qualche pioggerella potrebbe aversi tra l'estremo Levante Ligure e l'Alta Toscana. Nel pomeriggio temporaneo addensamento di nubi anche lungo i versanti esteri delle Alpi, con qualche spruzzata di neve a ridosso dei settori di confine, ma a quote piuttosto elevate, dai 1700-1800 metri in su. Clima ventoso in montagna e avremo anche un debole libeccio sulla Liguria, dove il mare sarà leggermente mosso. Le temperature saranno stazionarie o comunque senza variazione di rilievo e in ogni caso superiori, come abbiamo detto, alla media del periodo. Domenica 2 febbraio situazione praticamente invariata, con nubi stratificate da onda orografica su buona parte del centro-nord, addensamenti più bassi sulle regioni tirreniche, ma soprattutto lungo i versanti esteri delle Alpi, ancora battuti da aria più umida che intensificherà le precipitazioni, ma con quota neve che sarà in ulteriore rialzo e stimata intorno a 1800-1200 metri, coinvolti in parte anche i nostri settori più prossimi al confine, quindi le testate più settentrionali delle nostre valli. I mari saranno a tratti mossi. Lunedì 3 febbraio tempo sempre poco nuvoloso, con ampi spazi soleggiati e correnti miti che provengono da ovest, dal cuore del nuovo anticiclone, e poi man mano tendono a rinforzare, specie in montagna. Infine, martedì 4 febbraio vedrà un ulteriore generale rinforzo del vento che ruoterà da nord-ovest e inizierà a trasportare aria in un primo tempo ancora mite e poi gradualmente più fresca, con un primo calo delle temperature atteso dalla sera in quota sulle Alpi e successivamente anche lungo il versante adriatico. E poi vedremo come continuerà. Non mi rimane che salutarvi, grazie per la cortese attenzione, vi attendo lunedì 3 febbraio per il prossimo video, sempre su questo canale. Cordiali saluti, buon weekend e a risentirci da Luca Angelini.